Buongiorno a tutti, questa è la conferenza stampa di presentazione di Castriot Dermacu, a cui diamo il bentornato a Lecce. Lo presenta il direttore sportivo Stefano Trinchera. Prego, direttore. Buongiorno a tutti, noi continuiamo la nostra carrellata di presentazioni dei nuovi arrivi e oggi è il turno di Castriot Dermacu, anche se poi è una vecchia conoscenza del nostro calcio, visto che è reduce dall'ultima stagione poco fortunata per lui, per un infortunio che gli ha tolto la possibilità di dimostrare tutto il suo potenziale, ovviamente un infortunio che ha finalmente completamente superato. Un ragazzo a cui io mi sento particolarmente legato perché ha condiviso con me due annate splendide a Cosenza, dove abbiamo raggiunto dei traguardi straordinari, e oggi siamo contenti insieme al responsabile dell'area tecnica Pantello Corvino, insieme a tutta la società, allo staff tecnico di averlo riportato a Lecce, perché è un ragazzo che io forse più di altri posso descrivere come un giocatore che dal punto di vista umano, tecnico, ci può dare una grandissima mano, e a questo poi aggiungiamo che è uno che proprio per la stagione poco felice che ha attraversato lo scorso anno ha una voglia di rivalsa, una motivazione molto forte, quindi spero che possa fare insieme a tanti altri grandi cose. Grazie direttore, spazio alle domande. C'è la prima domanda per Castriot Dermacu da parte di Leo Donno del Corriere dello Sport. Bentornato Castriot. Grazie mille. Lei ha un nome pesante, non è un pinco pallo qualsiasi, quindi la domanda è inevitabile. I comunicati stampa ci hanno detto che sta facendo un recupero presso il centro di Bologna. Vorrei che lei ci dicesse, al di là dei comunicati di stampa che sono sempre molto freddi e non chiari, e che te prevedete adesso tornare a Bologna in maggio per completare questo ciclo, che tempi prevede di essere fisicamente pronto per dire la parola mister, posso andare in campo, ecco. E poi già che completo l'altra, lei la Serie B la conosce, Stefano ha già detto della sua esperienza a Cosenza, l'esperienza dell'anno scorso, che campionato prevede? Due domande in una. Allora, grazie innanzitutto, grazie anche al direttore per le belle parole. Allora, io come l'anno scorso mi sono portato dietro questo infortunio che quest'estate ho curato, diciamo, sono guarito. Poi col Parma abbiamo deciso di intraprendere questo percorso a Bologna quest'estate per una ricondizione atletica, per diciamo tenere il passo anche dei compagni, e loro hanno deciso di mandarmi all'isokinetica a Bologna, dove io sto da un paio di settimane, per trovare la condizione fisica migliore. Quindi siamo al termine di questo percorso, non so ancora esattamente se mancano 10 giorni, 2 settimane per rientrare completamente in gruppo e ovviamente al passo dei compagni, perché la sto lavorando proprio per trovare la miglior condizione fisica, e quindi una data esatta non la so, però all'incirca sì, credo metà settembre dovrei essere in gruppo. Settembre gruppo, ma pronto quando per dire? Poi ovviamente c'è la parte dove si lavora con il gruppo, con i compagni, e bisogna trovare la condizione magari delle ultime settimane. Quello non lo posso sapere, lo vedremo pian piano e vediamo il campo che risposte dà. Per quanto riguarda la Serie B, sì, è un campionato che è sempre stato difficilissimo. Quest'anno forse lo è ancora di più, perché ci sono tantissime squadre che sono rafforzate, e il livello è molto alto, quindi secondo me è ancora più difficile dell'anno scorso. Sono squadre come Parma, Monza, come Benevento, Crotone, che comunque l'anno scorso hanno fatto la Serie A, e quando si retrocede si cerca sempre di fare una squadra pronta per risalire.
E noi daremo sempre il massimo per cercare di arrivare il più in alto possibile e poi tirare le somme pian piano. C'è una domanda di Pasquale Marzotta della Gazzetta dello Sport. Prego Pasquale. Buongiorno e ben ritornato. Grazie mille. Nella sua scelta di ritornare a Lecce è pesato di più, è pesato di più la presenza del direttore Rinchiera o del direttore Corrini? Ma diciamo che è stata una scelta voluta da tutti, penso, perché io qua sono stato molto bene. Dispiace per come è andata l'anno scorso, infatti è come se avessi una voglia di rivalsa quest'anno per far almeno vedere il mio potenziale, quindi c'è una voglia comunque di far ricredere a tutti di non essere un giocatore che è sempre infortunato, che ha sempre problemi fisici, anche perché negli ultimi anni, che io ricordo dagli anni di Cosenza, non saltava un allenamento nazionale, Parma, mai avuto problemi. Purtroppo in una carriera ci stanno momenti difficili e bisogna saperli affrontare e cercare di tirar fuori le cose positive. In questo momento sono sicuramente la voglia di riprendere e dimostrare quello che sono. C'è un motivo per la scelta del numero 44? Non particolare, diciamo che molti erano molti numeri e non erano più disponibili. Poi mio fratello dell'88, quindi il 44 non mi dispiaceva, essendo la metà. E Robert, mio fratello Robert. E quindi è un numero che mi piaceva, c'era legato anche il 4, che comunque è un numero dei difensori centrali, quindi vedremo se porterà fortuna. Pierandrea Castro, Salento Live 24. Ciao Castriot, ben tornato. In questi giorni si stanno giocando le partite di qualificazione per il Mondiale in Qatar. E questa voglia tua di rivalsa è anche in previsione di un ritorno a giocare con la maglia della nazionale albanese, sperando magari fra 3 anni di fare l'europeo? Certo, certo, è comunque una competizione importantissima, anche solo poter rappresentare il proprio paese. E ovviamente l'anno scorso ho saltato anche le convocazioni nazionali perché magari cercavamo di recuperare un po' di qua e alla nazionale ho dovuto dire di no. E infatti l'ultima convocazione è stata proprio a ottobre, anche se col mister ci siamo sentiti con Reia. Quindi sì, non vedo l'ora di poterne far parte di nuovo, perché è sempre un'emozione indescrivibile comunque rappresentare il proprio paese e giocare ad alti livelli anche lì contro squadre fortissime, quindi non vedo l'ora anche quella cosa lì. Grazie a lei. Gabriele De Pandis, Calcio Lecce. Bentornato Castriot, vorrei chiederti quanto incide il fatto che questa volta tu sia un giocatore del Lecce a livello a titolo definitivo e non un prestito dell'anno scorso, se questa cosa aumenta ancora di più la tua voglia di rivalsa. Sì, certamente, è una cosa che ho voluto e che abbiamo poi trovato l'accordo, perché è importante anche sentirsi parte del progetto. L'anno scorso c'era l'obbligo di riscatto in caso di A, poi le cose sono andate come sono andate, non c'è stata la possibilità magari di tornarci subito dopo la fine della stagione. E però avevo voglia proprio di tornare a titolo definitivo e sentirmi parte di questo progetto, di questa piazza, di questo ambiente. Quindi sì, per me è importante. Pierpaolo Verri, Piena da Lecce. Ciao Cascot, bentornato. Volevo Grazie. Chiederti se hai visto le prime giornate del campionato, che impressioni hai avuto e se hai parlato con il mister e con i nuovi compagni. Ma allora, io ero allo stadio a vedere Parma-Lecce ed è stata veramente in Coppa Italia una grande partita. I presupposti ci sono e peccato per le prime due partite, però
possono sempre fare bene per trovare l'equilibrio, per trovare la cattiveria, per affrontare un campionato che è lunghissimo, quindi bisogna imparare chiaramente dagli errori e prendere le cose positive come in ogni fase del campionato. E no, non ho parlato con nessuno in particolare se non con i vecchi compagni con cui mi sono sentito tutta estate o comunque quando sono arrivato qua.